L'Europa è politica interna, è qui che passano i nuovi spazi della politica ed è per questo che noi da Bruxelles, dal circolo del PD di Bruxelles, vogliamo lanciare una proposta politica per un progetto di formazione, di crescita, di analisi comune sui fenomeni europei. Il PD Bruxelles vi invita il 28 e 29 novembre a partecipare alla EUDEM School, questa scuola appunto di formazione che avrà come ospiti tra gli altri Enzo Amendola, Patrizia Toia, Sandro Gozzi, Roberto Cociancic e tanti altri parlamentari europei e nazionali. Sappiamo già di aver avuto l'interesse di molte federazioni e circoli dall'Italia, aspettiamo anche il tuo circolo per essere qui con noi a Bruxelles, vi ospiteremo, ci siamo inventati, ci proveremo questa sorta di couchsurfing democratico, venite da noi. Vi ospitiamo, si passerà due giorni insieme per ragionare sul futuro del nostro partito, un partito che deve saper affrontare l'Europa, un'Europa sociale, di progresso, di occupazione. Negli ultimi anni ci siamo dimenticati di portare avanti l'agenda sociale e questo ha creato una situazione disastrosa dal punto di vista economico, con una disoccupazione ormai più del 10% da più di 5 anni nella zona euro e anche dal punto di vista politico, perché non fa altro che favorire gli euroscettici. Bisogna porre rimedio a questa situazione, bisogna fare in modo che gli obiettivi di politica sociale vengano reintegrati nella politica economica. Come farlo non lo sappiamo esattamente ancora, ma è quello di cui vogliamo parlare alla EUDEM School. Quali sono gli strumenti da adottare in Europa? Un sussidio europeo di disoccupazione, un reddito minimo, un social investment welfare? Non lo sappiamo, però abbiamo voglia di discuterne con voi tra un mese. Gli Stati Uniti d'Europa, che cosa sono? Boh, non lo so, però c'è la EUDEM School il 28 e il 29 novembre. Federalismo in che modo? Come lo facciamo? Come lo discutiamo? Il futuro dell'Europa è nostro, però a volte non sappiamo che cosa vuol dire. Aiutateci a scrivere il nostro futuro insieme. Non vediamo l'ora di accogliervi qui a Bruxelles. Fa già abbastanza freddo, vedete la sciarpa, e speriamo che ci sia l'opportunità per conoscervi bene tutti.